Coach, ci siamo, la preparazione estiva, quali indicazioni vi ha dato? Ma indicazioni positive come penso ogni anno, no? Dobbiamo, in questo mese si lavora tanto per cercare di arrivare pronti all'inizio del campionato. Chiaramente non si è mai pronti al 100% perché c'è ancora tanto da lavorare, però lo stiamo facendo secondo quelli che sono i nostri principi, secondo quelle che è quella, la tabella di marcia che ci porterà pronti a venerdì prossimo, diciamo. In un anno come quello passato, ricco di vicissitudini, è arrivata una salvezza con un buon anticipo. Qualcuno però ha detto non sono arrivati i playoff. La verità dove si colloca in base al risultato del passato, quali obiettivi nuovi da raggiungere? Ma chiaramente dobbiamo pensare che siamo una squadra forte, dobbiamo trovare la consapevolezza di questo status, no? È vero, siamo arrivati a disputare la prima Final Eight nella storia della Latina, però chiaramente non dobbiamo, diciamo, tra virgolette, smettere di accontentarci, dobbiamo pensare più in alto. Chiaramente sarà il campo sempre a dire se saremo in grado o meno. I nostri obiettivi sono quelli sempre di far meglio, quindi magari il primo anno siamo riusciti a conquistare i playoff e non la Final Eight, il secondo anno la Final Eight e non i playoff, proviamo quest'anno di far bottino pieno. Ecco, quest'anno la gerarchia dei valori, chi parte favorito e che avversario andrete ad affrontare, la Luparense? Ma penso che per il roster e per gli investimenti fatti, penso che le due pescaresi come Acquesapone e sempre Pescara e il Caos Ferrara siano le tre squadre con un livello leggermente superiore agli altri a livello di roster, no? E sotto a loro colloco Luparense, sicuramente Rieti, che disputerà anche la Futsal Cup. Per il resto io credo che dopo queste cinque squadre ci sia molto equilibrio, quindi bisogna stare attenti partita per partita, ogni punto può essere fondamentale perché quest'anno non ci sono squadre che come lo scorso anno che con tanti problemi, tutte le squadre, anche le neopromosse, hanno grande entusiasmo, quindi bisognerà lottare su ogni campo, per ogni punto può essere fondamentale per cercare di collocarsi sotto, diciamo, a queste cinque della classe, no? La Luparense è una squadra espertissima, in più ha messo all'interno della propria rosa Bertoni e Ramon, che sono due campioni d'Italia pluridecorati, quindi ci aspettiamo chiaramente di affrontare una squadra fortissima, ma pensiamo che in casa davanti al nostro pubblico con le nostre armi sicuramente venderemo cara la pelle. Ottava stagione di Lucas Maina, hai vissuto tutta la storia, forse i momenti migliori di questo Latina Calcio a 5, cosa in più ti puoi augurare di bello? Ogni anno è diverso dall'altro, quello che viene è una sfida grandissima perché uno oggi non si gioca più col nome, se no devi dimostrare ogni stagione che sei ancora pronto e sei disponibile sia per la squadra che per il campionato. Cioè, voglio superarmi ogni volta, essere sempre meglio di quello che sono stato e cercherò di fare il meglio possibile. Sicuramente dopo 8 stagioni a Latina è una gioia immensa per me essere ancora qua e spero di finire la mia carriera tra 6-7 anni qua. Visto che ci hai abituato sempre a delle esultanze particolari, il giorno del 250° gol cosa farai? Lo devo ancora pensare, mo mancano 15 giorni, 20 giorni per così nasce mia figlia, quindi ancora al di là del Latina ho la testa pure in Argentina che sto aspettando quello, magari nasce e le posso dare una bella sorpresa anche a lei. A proposito di belle sorprese, lo scorso anno aspettavate qualcosa di più dalla stagione, quali errori non ripetere? Sì, sicuramente abbiamo finito il girone andata a un quarto posto alla grande, poi mi sembra che ci siamo rilassati e quello ci ha giocato contro. Penso che comunque la squadra abbia mollato un po' la presa, non ci siamo resi conto dell'importante che poteva essere entrare al playoff come l'anno precedente, però quest'anno pensiamo totalmente diverso, abbiamo la testa
con la concentrazione giusta e cercare di raggiungere gli obiettivi che sono sia il playoff che la Coppa Italia. Presidente La Starza, siamo alla vigilia di una nuova stagione, le sensazioni sono sempre le stesse o cambiano? Beh, oddio, cambia, le emozioni quando si è alle porte del campionato sono sempre le stesse, il campionato di Serie 1 sicuramente desta più preoccupazioni perché è un campionato impegnativo, forse mai come quest'anno il livello è salito tantissimo, ogni squadra ha allestito dei roster veramente importanti, quindi sappiamo che ci attende un campionato difficile, consapevoli di aver fatto comunque anche noi la nostra parte sul mercato, la rosa è competitiva. Lo scorso anno pensavate di aver colmato, se non del tutto, buona parte il gap rispetto alle top team di questo girone. Fatto il mercato, rivedendo un po' quello che è il vostro roster in funzione degli avversari più importanti, quanto c'è da colmare ancora? Ma guarda, ci sono tre o quattro squadre, Acqua e Sapone, Pescara, Caos e Luparense, che andremo a affrontare alla prima di campionato, che obiettivamente, se andiamo a analizzare il roster, stanno sicuramente una spanna sopra gli altri, hanno investito talmente tanto che ovviamente le aspettative sicuramente sono diverse. Noi oggi l'obiettivo nostro è qualificarci nelle prime otto e quindi accedere ai playoff scudetto, poi lì è una lotteria, l'ha dimostrato Rieti l'anno scorso, non partendo con ambizioni scudetto è arrivato a gara 4 della finale. Per concludere, se chiude gli occhi e pensa a terzo anno di Serie 1? Vengono le vertigini, perché sicuramente quando siamo partiti io e mio fratello mai avremmo pensato. Già la 2 era un sogno, pensare ad arrivare qui e confermarci per il terzo anno consecutivo è una grande soddisfazione. Io spero che la cittadinanza di Latina sia orgogliosa di questa squadra, perché cioè, militare nella massima categoria, quindi non è una cosa da poco. Ti ringrazio. Grazie a voi.